E ciao di quanti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video qui che vi parla di Magic World, come pensa per te. Questo è un video un pochino strano, ma anche carino e divertente. Infatti, oggi, appena sono tornata da scuola, ho trovato nel vasetto della pasta, questa qui trasparente, persino la pasta verde, quella verde che cambia colore, no? E poi ho detto, allora perché non appunto farle cambiare colore? Cioè, tipo, perché non mischiarle e poi vedere se ancora quella verde cambiava colore? Raga, io lo devo fare, quindi dai. Questo è il mio, la telecamera, iniziamo subito. Avevo già iniziato. Non so se cambierà ancora colore dopo che l'avrò mescolata con il vetro liquido. Non so neanche che cosa potrebbe uscire da questa fusione. Guarda, ci mettiamo anche più su. Vabbè, frega, andremo dopo sopra. Ci ho provato, non posso. Perché si vede tutto strano. Comunque, e allora. Si stanno mescolando. Sinceramente non vedo nessun cambiamento oltre che quella verde sembra diventare più appiccicoso, tutto quanto sembra diventare primo più appiccicoso, secondo più appunto, cioè si vede che ci è messo il vetro dentro, cioè non vetro, il vetro liquido. Oddio, strano, è molto strano. Non so se cambia colore, però è venuto un cumulo che è gigante. Non è cambiato quasi niente dal verde di prima, cambia solamente che c'è il vetro, no? Qualche differenza c'è, però non so come spiegarvela. È strano. Ok, ci siamo messi più in alto. Allora, sinceramente la differenza la vedo, però non saprei come spiegarvela, perché è strano molto. Cioè, si vede che c'è il vetro, guardate, non so se voi lo notate. Boh, non so, non si vede, non ne ho la più pallida idea, ragazzi, veramente. È strano, però, vedere questa cosa così mescolata. Per me si spacca il mobile, sì, perché sono salita su un mobile per fare questa cosa. Per me si spacca anche se peso 30 kg, però. Madonna, è strano. È un verde tipo. Boh, un verde. Strano, non so. Idea, vediamo però se allora se non cambia più colore mi arrabbio perché allora l'ho rovinata. Allora andiamo nella nostra lampadina bella. 1, 2, 3, 4, 5. Sì, cambia ancora colore, mi do almeno quello, mamma mia. No, ecco, se non cambiava più colore mi arrabbiavo perché era brutto dopo, cioè invece cambia colore, quindi sì. È strana, raga, molto. Stranissima. Cioè, è come se fosse tipo bagnata, non so. Sì, come se fosse bagnata. Sono soddisfatta di questa cosa, non so perché. È più appiccicosetta al tocco. Però è figa, cioè, è bellissima. Ok, questa è la mia nuova pasta magica. Ora la mettiamo qui dentro. Questa sarà la miglior pasta magica del mondo. Oddio, non ci stai troppo grande. Oddio, è talmente grossa che non sta nella scatola. No, vabbè, basta che faccio un pochino così. Ecco. Ok. Ok, perfetto, ci sta. Più o meno. Non si chiude, non ci sta per niente. Sì, oh, si è chiusa. Si chiude più o meno, dai, più o meno. Raga, poi vi volevo far vedere anche un'altra cosa sul Butter Slime che l'altra volta non vi avevo fatto vedere. Allora, adesso siamo in bagno che vi volevo mostrare una cosa sul Butter Slime. Allora, dopo un pochino che lo modellate, il Butter Slime diventa un pochino duro. Comunque l'effetto di affondarci le dita così sembra tipo affondarle nel pungo, vabbè comunque. Tenderà un pochino, cioè non a seccarsi, a indurirsi, ecco, a indurirsi proprio. E quindi io per risolvere il problema. Cioè, è più duro rispetto a prima, no? Cioè, quindi potete capire perfettamente, no? Per fargli prendere il Butter Slime serve del balsamo. Io poi uso qua i frutti esotici, che sinceramente mi sembra anche un'ottima idea. Sinceramente, ok. E dobbiamo andarlo a mettere nello slime. Quindi facciamo una piccola, tipo, montagnetta di slime. Un bel buco con il dito. E forse voi non vedrete bene perché lo sto facendo. Cioè, devo mettere un pochino di balsamo dentro. Non so se si vede, sì, si vede. E ora ci spostiamo di là perché non riesco a farlo con una mano sola.
Qua c'è la macchia del video precedente. Allora andiamo a mescolare. Oddio, ho sempre paura che cade. Ci ho già provato a fare questa cosa. Sì, effettivamente il balsamo funziona. L'unica cosa brutta, proprio che svantaggia, che non rende. Cioè, ecco, facciamo breve: l'unica cosa brutta di questa operazione di metterci il balsamo. Ecco, se vi rimane un pochino di roba nelle mani, non fa niente. Dopo si ricompatta, vedrete. Comunque dicevo, una cosa brutta del metterci il balsamo è che perde elasticità. E dopo un pochino che ce lo mettete ne perde anche molta. Quindi non sarà più elastico come prima. Però a me sinceramente importa di più che sia morbido e non che sia elastico. Poi se a voi piace di più elastico, non so cosa farvi. Mia sorella aveva provato a metterci dell'acqua, ma l'acqua lo indurisce veramente un sacco. Quindi no acqua, balsamo sì. Comunque, vedete che i pezzettini ora stanno sparendo perché il balsamo è stato assorbito dallo slime. E quindi lo slime è ritornato come prima. Guardate, vedete che non è elastico, vedete? Cioè, si spezza subito, anche se io vado piano piano. Vedete, si distrugge, quindi non è più elastico come prima. Però è sempre morbido. Quindi ora, per non fare altri danni, per non renderlo proprio elastico allo 0%, cosa molto importante, quando ci avete messo il balsamo, che l'avete rinnovato, mettetelo immediatamente dentro la scatola e metteteci il suo tappo, sempre ben chiuso, così non si distrugge, non si secca mai. Ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate tanti bei like, anzi se poi ci vediamo, lasciate un commento magari positivo e noi ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao ragazzi!